credo che uno dei principali punti di interesse della mostra sia costituito dal fotoracconto che Giacomo Livi realizza subito dopo la liberazione di Mussolini dal Gran Sasso. Si tratta più o meno di una decina di foto nelle quali Ulivi stesso, con pigiama righe, impersona il Duce con tutto il corredo di saluto romano e il mento volitivo. Ed è un gioco appunto parodico, divertente e divertito, con il quale Giacomo Livi prende in giro, parodizza non solo l'immagine ufficiale del Duce, ma anche il linguaggio, perché ogni foto è accompagnata da una didascalia nella quale si parodizza appunto il linguaggio, la retorica ufficiale del regime fascista, per cui ad esempio i colli fatali dell'impero diventano i calli fatali. Credo, come ho detto prima, che sia davvero un punto focale della mostra, soprattutto se si pensa che è stato realizzato da un giovane di 18 anni, nato nel 25, che è cresciuto in una educazione di regime. E quindi il messaggio fondamentale da far passare ai nostri studenti, che credo sia passato ai nostri studenti, è quello di un giovane che è cresciuto in queste condizioni, ha saputo esercitare uno sguardo distaccato ironico sulla realtà che lo ha circondato, dimostrando una notevole lucidità. E credo che questo sguardo critico sia la lezione che lascia ai nostri giovani e a